Appassionati di pesca sportiva e attività subacquee, ben ritrovati da Luca Pisinicca. Primo appuntamento del 2013 con le manifestazioni e le attività della FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva, che qui è oggi rappresentata da un componente del settore nazionale nuoto pinnato, un autentico pilastro delle manifestazioni sul territorio nazionale, Stefano Manzi. Salve Stefano. Sì, ciao Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Con il quale ci occuperemo di un importante, anzi direi importantissimo appuntamento che si è appena svolto in Italia. Nel weekend del 31 marzo e 1 aprile il nostro paese ha infatti ospitato una tappa di Coppa del Mondo. Scenario le piscine dello splendido impianto sportivo G-Tour di Lignano Sabbia d'Oro in Friuli, provincia di Udine. E questa è la prima gara che è andata in scena. Sì, sono 100 metri pinne juniores, in particolar modo andiamo a seguire le gesta dell'unico italiano che ha difeso i colori azzurri nella, chiamiamola, finale, visto che comunque era una gara a serie diretta, che è Roberto Famiglietti, impegnato in corsia 5, lo vedete partire in questo istante all'attacco dietro un grande atleta, il ceco Martin Masak, autore già dei 200 metri con il nuovo record del mondo juniores. E Roberto Famiglietti tenta veramente un'impresa impossibile in questa gara, lo vedete in corsia 5 attaccare disperatamente l'atleta della Repubblica Ceca, ormai già nettamente in vantaggio in corsia 4, ma ecco, vedete nella vasca di ritorno Famiglietti che va a recuperare centimetri preziosi attaccando decisamente Martin Masak al traguardo, vedete che gli conquista ogni bracciata tanti centimetri, eccolo, vedete ormai appaiato, se soltanto ci fosse stata una lunghezza in più probabilmente Roberto ce l'avrebbe fatta. Comunque 44 e 45 il risultato cronometrico sul tabellone elettronico, dietro a Martin Masak e Roberto Famiglietti il russo Dmitry Yakushev. Ed è questa poi la premiazione della gara, appunto, che abbiamo visto in questo istante. Andiamo a sentire Michel Gognard, presidente della Commissione Internazionale, che ha rilasciato qui delle dichiarazioni proprio su questa splendida manifestazione che si è tenuta a Lignano Sabbia d'Oro. Sì, Gognard è stato entusiasta della manifestazione e si è complimentata con tutta l'organizzazione italiana per l'organizzazione appunto messa in campo in prospettiva oltretutto dei prossimi campionati europei che andranno in scena proprio a Lignano Sabbia d'Oro. Si è trattato davvero di una bellissima competizione, ci sono infatti 80 club che hanno partecipato con dei risultati molto molto interessanti. Per esempio con un record del mondo juniores che è stato abbattuto. Per la federazione italiana si è trattato di un primo assaggio in vista dei campionati del mondo che si terranno sempre qui nel mese di agosto. Abbiamo ascoltato appunto le parole di Michel Gognard, ora ci gustiamo invece un'altra gara, i 100 Surface Girl. Sì, siamo in campo femminile con una grossa rivelazione per i colori azzurri che è Deborah Chiarello, atleta tesserata per la New Line Amendola di Roma, che ha praticamente dominato la scena in tutte le gare che ha svolto qui a Lignano Sabbia d'Oro. In particolar modo è questa la gara dei 100 metri, la più corta delle tre gare che l'atleta romana ha presentato a Lignano. Dove cosa ci vuole per vincere? Mi chiedevo e credo se lo chiedano anche i meno esperti di queste gare, una competizione come i 100 metri, quali sono le caratteristiche che bisogna avere? Beh, sicuramente velocità pura, siamo al di sotto dei tempi del nuoto puro, in questo caso in particolare Deborah ha vinto con il tempo di 43 secondi e 12, quindi è una prestazione che fisiologicamente porta verso la velocità pura, quindi tanta motivazione addosso, tanta carica, tanta potenza, e in una gara come questa vedete quante lunghezze di vantaggio la Chiarello ha dato a tutto il resto delle sue avversarie. Monopinna in questo caso, perché come sappiamo poi c'è una suddivisione
tra monopin nel nuoto pinnato e doppia pinna. Sì, le pinne che servono come avvicinamento al nuoto pinnato in se stesso, che però porta all'evoluzione massima estrema proprio con la monopinna. La velocità più elevata raggiungibile in acqua ce la dà proprio la monopinna, e capite bene, vedete anche l'esilità delle atlete, sono abbastanza gracili, piccole, pure 43 secondi sui 100, immaginate da voi di che cosa stiamo parlando. Questa è la premiazione, il podio della gara che abbiamo appena visto, e tra poco ascolteremo proprio le parole della nostra Deborah Chiarello, che insomma esprime tutta la soddisfazione per un grandissimo risultato. Stagione che è iniziata molto molto bene, speriamo di finirla altrettanto, magari anche con qualche medaglia internazionale, sia ai mondiali giovanili e agli europei, che si verranno sempre più allineati. Ci vediamo quest'estate con due appuntamenti. Ha fornito insomma già un appuntamento importante, poi ne parleremo, quello di quest'estate, ma ora ci concentriamo sulla gara degli uomini. Sì, ha già le idee chiare la giovane atleta azzurra, però passiamo adesso a quello che hanno combinato degli atleti un pochino più grandi. Parliamo di Cesare Fumarola e Andrea Nava, già da qualche anno sulla scena internazionale, in particolar modo nelle gare come questa, i 100 metri. Mancava qualcuno in questa gara, ma insomma ospiti illustri ce ne sono stati, a partire dal greco Baldwin William Poe, che si è inserito nella lotta del podio, nella lotta delle medaglie, senza contare poi il tedesco Ostrovsky, il francese Alexander Noir, Christoph Hoffner e via via tutti gli altri. Ma andiamo ad entrare nella concentrazione, vedete, di Fumarola e Nava, che vedete inquadrato in questo istante, pochi attimi prima del via. Questa è una gara ancora più veloce di quella femminile, a prescindere dal cambio di sesso, cambiamo proprio di età, passiamo dalla juniores agli assoluti, quindi scendiamo notevolmente al di sotto del tetto dei 40 secondi, e già dalle immagini si capisce che la velocità è ancora alta, è ancora più veloce rispetto a quella che avevamo visto poc'anzi. Virata dei 50 metri per i nostri due portacolori al primo e terzo posto al momento, in mezzo si è inserito il greco Baldwin, termina l'apnea con Fumarola che si piazza davanti quando mancano ormai 20 lunghezze all'arrivo, eccolo sulle piastre, chiude con il tempo di 36,08. Questo è il tabellone che visualizza i tempi finali, ecco la premiazione con Nava che si piazza poi al terzo posto con 36,66, un arrivo ravvicinatissimo. E dopo aver visto il podio e le premiazioni è il momento di ascoltare Cesare Fumarola, primo classificato. Sì, stamattina è uscito fuori un po' di orgoglio, sto venendo un po' fuori queste gare, un po' indietro, ma stiamo lavorando bene, siamo fiduciosi, adesso vediamo di fare bene anche oggi pomeriggio per cercare di vincere anche i 50. E adesso è il turno di un'altra gara, si torna al femminile con i 400 nuoto pinnato. La caratteristica di questa gara, Stefano? La caratteristica è che abbiamo ancora Deborah Chiarello in finale e ha dominato la gara ancora più rispetto alla gara precedente. È una distanza diversa rispetto a quella che abbiamo visto poc'anzi, sicuramente 400 metri sono un mix tra la resistenza alla velocità e la parte aerobica che contraddistingue una lunga distanza. Anche se la gara viene conclusa comunque in tempi rapidi, in questo caso con 3 minuti e mezzo circa, che è il tempo che ha realizzato Deborah Chiarello, 3:31.01 in particolare. La gara comunque è appena iniziata e ne approfitterei, prima di commentare i vari passaggi della Chiarello, per spiegare un attimo di che cosa abbiamo vissuto durante questo fine settimana. Prova di Coppa del Mondo, 80 team presenti circa, provenienti da tutte le nazioni europee. In particolar modo abbiamo assistito alla presenza fuori Europa da Seoul, da Korea City, con un atleta che ha rappresentato il team coreano. E oltre a loro
gli amici vicini, tra virgolette, della Tunisia, che però hanno rappresentato il continente africano. Quindi tre continenti rappresentati in una prova di Coppa del Mondo per club non sono sicuramente una cosa da scartare, da buttare via, anzi hanno donato lustro e immagine all'intera manifestazione e soprattutto alla nostra federazione, che si è contraddistinta, come ormai suo solito da qualche anno, per una puntualità e una meticolosità organizzativa sicuramente da pole position, parlando in gergo automobilistico. Curiosità, gli avversari più temibili? Gli avversari più temibili, i soliti russi, che questo sport, ahimè, l'hanno monopolizzato ormai da anni, anzi probabilmente già dalla nascita, anche se in tempi recenti è qualche anno ormai che l'Italia qualche sgambetto lo compie, lo fa spesso e volentieri, e probabilmente si riprenderà ancora a farlo, visto anche il risultato di questa prova di Coppa del Mondo. Dicevamo della manifestazione, che ha visto veramente tante presenze, ha visto un record del mondo, lo stesso Gonard, l'hai detto te prima Luca, è rimasto entusiasmato per quanto è riuscito a vedere in vasca a Lignano e soprattutto per quanto potrà accadere ad agosto nel corso dei campionati europei. Parallelamente alla prova di Coppa del Mondo si è disputata poi il trofeo Lignano Sabbia d'Oro, trofeo internazionale messo in campo dalla nostra organizzazione per sopperire a qualche pecca, diciamo, consentitemi di chiamarla pecca, impostaci dalla Federazione Internazionale, che ha chiesto, obbligato tutti i partecipanti a un nuovo costumone con un logo presso fuso sul petto, che altro non è che lo stesso costume che tanti altri atleti utilizzano senza logo in tutte le gare dei loro campionati nazionali. Questo è voluto dire però dover acquistare per forza un nuovo costumone da parte di atleti che ce l'avevano già uguale, identico nel loro paese, e quindi qualche presenza in meno rispetto a quella che preventivavamo c'è sicuramente stata. Il trofeo ha salvato praticamente tante presenze da parte di atleti che non avrebbero voluto gareggiare, atleti non di prima scelta, non in grado di arrivare sul podio, ma che comunque per poter ambire a una ascesa in carriera avrebbero voluto essere presenti. E quindi eccolo lì il trofeo che fuori gara, out of race, ha consentito a tutti di poter partecipare. Piccolo escamotage, insomma, per cercare di rendere italiani ancora più appetibile, no, questa splendida manifestazione, questa certo splendida iniziativa italiana. Tanto Deborah Chiarello è al traguardo, ripetiamo 3:31:01, ha stradominato anche i 400 metri davanti alle due ucraine, stavolta Zubkovska e Derevyanko, atlete di sicurissimo livello sulla scena del panorama internazionale. Sì, qui c'è il tabellone luminoso che ci ricorda appunto come sono andate le cose, la premiazione con la nostra Chiarello, insomma, che l'ha fatta da padrona in questa gara. E poi c'è da dire, eccola qua che viene premiata, uno splendido sorriso. Io credo che ci siano tutte le credenziali per riuscire poi a confermarsi in quello che sarà l'appuntamento più importante, Stefano. Sicuramente sì, un appuntamento che stiamo costruendo da tempo, pur nella sua complessità e in quello che vuol dire mettere in piedi un europeo che vedrà circa 30 nazioni, oltre 500 atleti partecipanti, ma su questo credo che il primo a dover dire la sua è il presidente del settore Carlo Allegrini, che sentiremo tra qualche istante e che è stato presente a Lignano nella prova di Coppa del Mondo proprio per organizzare al meglio questo evento. Eh sì, c'è da dire che è stata entusiasmante anche la presenza di pubblico per quanto riguarda questa manifestazione, spalti sempre pieni, un grande successo. Sì, il pubblico ha veramente incorniciato il tutto. La piscina di Lignano Sabbia d'Oro è stata pienissima, gremita di persone, e il risultato non è certo mancato. Ora stiamo cercando di concentrare il nostro lavoro più che in vasca, dove abbiamo fatto questo straordinario test event in vista degli europei, sulla parte del fondo che dovremmo svolgere in mare, proprio all'interno del centro sportivo Getour, quindi tralasciando quello che sono le problematiche dei trasporti degli atleti dagli hotel verso i campi di gara. E anche lì ad agosto ci aspetteremo
ci aspettiamo senz'altro uno spettacolo incredibile, vista anche la presenza dei turisti sulla spiaggia di Lignano. E allora è arrivato il momento di ascoltare il numero uno, il presidente del settore nuoto pinnato, Carlo Allegrini. La seconda prova di Coppa del Mondo che si è svolta qui a Lignano ci ha dato delle grosse soddisfazioni. Presenza dei club eccezionale, 80 club, penso che sia forse in assoluto la più grande presenza per una prova di Coppa del Mondo. È l'anteprima e la preparazione per i campionati europei che si svolgeranno sempre in questa piscina dal 13 al 23 agosto. Per quanto riguarda i nostri ragazzi, beh, diciamo che come tappa di preparazione ha visto alcuni di loro già avanti, già pronti per cercare di conquistare quelle medaglie che tutti noi ci auguriamo. Ora, sicuramente il periodo è ancora lungo, però quello che è successo, quello che a livello organizzativo e tecnico che ci ha dato questa manifestazione ci fa ben sperare un grosso successo per agosto. Insomma, abbiamo ascoltato le parole del presidente, mi sembra di poter dire che non ci siano stonature, nessuno fuori dal coro. Ora è invece arrivato il momento dei 400, ma uomini in questi casi, anche qui avevamo grosse ambizioni. Sì, abbiamo visto il sorriso del coreano Yong Yong Yang che ha appunto portato l'ambiente asiatico nella nostra prova di Coppa del Mondo, e vedete anche il nostro Stefano Figgini protagonista di questa gara, anche se attendevamo siamo abituati a vedere sicuramente un Figgini diverso rispetto a quello che abbiamo visto in questo fine settimana. Vi confermerà lui stesso più tardi nell'intervista quello che sono state le sue impressioni e le sue ambizioni e prestazioni in questa manifestazione, ma Stefano proprio in questa prova dei 400 metri ha cercato di tirare fuori gli artigli in ogni modo, visti anche i risultati delle altre prove che non lo hanno visto primeggiare da atleta ormai entrato nella storia del nuoto pinnato qual è in questa manifestazione. Allora, si parte intanto, ma quanto è importante, ti chiedo Stefano, tutto ciò che precede il via? Abbiamo visto la concentrazione dei ragazzi prima di gettarsi in acqua, anche perché a differenza del nuoto c'è insomma da regolare anche la questione del boccaio, insomma ci sono alcuni elementi che vanno indubbiamente calmierati. Sì, qui non si sta soltanto col costume addosso, ci sono molti attrezzi che sono fondamentali ai fini del risultato finale. La concentrazione, così come nel nuoto, è fondamentale anch'essa, quindi dal tubo al costumone alla monopinna a tanti piccoli accorgimenti, perché poi il pinnatista usa spesso dei nastri, dei cerottini, degli elastici, un qualcosa che possa aiutare a risolvere dei piccoli problemi che all'occhio del pubblico neanche si notano. Quindi è una componente senz'altro fondamentale, quella di chiudersi in se stesso e ricontrollare non soltanto il proprio stato emotivo, ma tutti i particolari degli attrezzi che gli atleti indossano. Splendide queste immagini da dentro vasca nelle quali possiamo notare come lo stile del nuotatore di nuoto pinnato ricordi un po' quello del delfino, per come dire i non intenditori. Certo, è un movimento che somiglia molto a quello del delfino, ma in realtà identico non è, chiamiamolo più un movimento ad onda degradante che delfino, perché la lentezza che imprime la monopinna al gesto tecnico porta a differenziare comunque il gesto stesso. Questo è l'ordine d'arrivo dei 400 metri, il russo Smirnov 3:01,78, non un gran tempo a livello internazionale, è riuscito comunque a dominare la scena davanti al nostro Figgini che, ripeto, tirando fuori gli artigli gli è arrivato vicinissimo, e al terzo posto il coreano Yong Yong Yang che è riuscito comunque a salire sul podio, autore di un grandissimo risultato, 3:06,63, dietro soltanto di 2 secondi al nostro portacolori e campione del mondo Stefano Figgini. E allora è arrivato il momento di ascoltare proprio il nostro Stefano Figgini, le sue parole proprio al termine della premiazione che stiamo vedendo.
Diciamo che mi sto allenando molto, cambiando un po' le metodiche passate, per cui ci stanno dei periodi di defiance, questo è uno di quelli. Per cui di sicuro c'è da modificare qualcosa, vedremo per sicuro la prossima è fra un mesetto agli italiani come procede, e di sicuro agli europei a fine agosto guadagniamo. È il momento ora di vedere i 200 metri uomini, un'altra specialità insomma che ci ha visto protagonisti, Stefano? Sì, ci ha visto protagonisti con l'atleta che poi alla fine tenevo più sul cuore, perché il rappresentante del meridione italiano da Foggia, Roberto Famiglietti, che dopo aver tentato l'impossibile dietro al primatista del mondo Masak nei 100, è riuscito a piazzare una vera e propria zampata da campione, aggiudicandosi l'oro nei 200 metri. 1:40,77 il tempo che Famiglietti ha realizzato in questa gara. Alle sue spalle il russo Yakushev e il polacco Paweł Chojnowski, che vedete nuotare nelle corsie 6 e 3. Questo è il passaggio dei 100 metri per il foggiano Famiglietti, che vedete con il guizzo sott'acqua riesce a spuntare qualche decimo prezioso. Ecco, qui non abbiamo la monopinna ma le pinne singole. Sì, è questa una gara propedeutica di avvicinamento al nuoto pinnato, anche se presente nel panorama programma del panorama internazionale, come vedete. È però una specie di esca per tanti nuotatori, per farli avvicinare al nuoto pinnato senza tanti handicap e magari poi appassionarli e farli passare al nuoto pinnato. Questa è la vasca conclusiva del foggiano, che vedete fa veramente il largo intorno a sé. 4 secondi di vantaggio ai danni del suo più diretto avversario Yakushev, e questa la chiusura. Ecco, vedete Yakushev chiudere, Powell al terzo posto e via via tutti gli altri, come riportato dal tabellone. Adesso la premiazione degli atleti, con il nostro Famiglietti al secondo posto del podio. Tra poco ascolteremo le sue parole, la sua soddisfazione. Sentiamo. Sono molto contento di quello che ho raggiunto. È da poco che ho iniziato, cioè neanche un anno e mezzo che ho iniziato il pinnato. L'ho iniziato diciamo per gioco, e poi grazie al signor Walter Mazzei e al mio allenatore Mario Ciavarella, che mi hanno aiutato diciamo a farmi entrare nel pinnato, e sono stato grandi miglioramenti, grandi soddisfazioni a livello personale e soprattutto dei miglioramenti. Ed ora, Stefano, stiamo per assistere in pratica all'ultima gara in programma, la gara lampo, definiamola così, 50 metri. Eh sì, qui scopriamo veramente che cos'è il nuoto pinnato, perché chiudere i 50 metri a 16 secondi, considerato che comunque al di sotto della superficie dell'acqua si sarebbe chiusa ancora prima, è veramente un grandissimo spettacolo da vedere. E davanti a tutti poi vedere un italiano che primeggia fa ancora più entusiasmare e assaporare il gusto di essere presenti a vedere uno spettacolo del genere. Sono questi gli attimi precedenti il via, con protagonisti ancora Cesare Fumarola e Andrea Nava in corsia 3 e 4, alla 3 Nava e alla 4 Fumarola, e sottolineerei anche la presenza in corsia 8 di Giona Cristofari, atleta classe 93, poco più giovane dei suoi più affermati portacolori, ma comunque protagonista del record italiano juniores in questa specialità. Ecco la partenza, e vedete qual è lo spettacolo di vedere dei missili che entrano in vasca, e non sono immagini velocizzate, nuotano proprio così. Mamma mia, pensavo d'arrivo si trattasse di un replay. 16:08 per Fumarola, 16:76 per Andrea Nava, onde della piscina da tutte le parti, considerato il grosso potenziale espresso dai muscoli degli 8 atleti finalisti. Ed è questa la premiazione relativa ai due italiani giunti primo e terzo, con in mezzo l'ucraino Dmytro Sidorenko, vicinissimi 16:08, 16:34, 16:76.
quindi parliamo di 6 decimi di secondo che hanno diviso i primi tre con il Giona Cristofari, buon quarto, 16.87, tempo appunto che le è valso il record italiano della categoria juniores, la nostra vecchia categoria cadetti, e quindi un grosso risultato anche per il romagnolo esponente del Subaracca Lugo. E insomma abbiamo fatto la parte dei leoni in questa specialità, ecco la premiazione, il podio. Noi andiamo ad ascoltare il nostro portacolori terzo classificato, Andrea Nava, questo perché Fumarola l'avevamo ascoltato in precedenza, dunque la soddisfazione di Nava, davvero un bel podio, sorridenti i nostri azzurri, davvero grandi soddisfazioni. 200 metri ieri sera, oggi un 100 un po' sottotono, però la preparazione sta andando bene in vista dei prossimi obiettivi, il campionato nazionale il 28 aprile e l'europeo per agosto. Quindi siamo fiduciosi e continuiamo a lavorare in questo verso. E allora noi siamo quasi in conclusione, Stefano, ora un po' di musica e delle splendide immagini di questa fantastica disciplina. Io ho una curiosità sempre, diciamo, per cercare di avvicinare anche chi può vedere queste immagini e restare affascinato da questa disciplina ma non la conosce. Allora perché uno dovrebbe cominciare a fare il nuoto pinnato? Proviamo a dare delle motivazioni a chi ci guarda? Beh sì, beh, quello che ha portato me stesso a questo straordinario sport. Il nuoto purtroppo oggi ci consente dei ritmi veramente esorbitanti. Ricordo 30 anni fa quando ero in vasca io, ben 4 ore di allenamento al giorno per poter cercare di sperare la presenza in un campionato italiano, non dico a livello internazionale ma perlomeno a un campionato italiano. Oggi già 4 ore probabilmente non bastano più, sentiamo dei ritmi di allenamento veramente imponenti per grandi, piccoli, soprattutto i più piccini, e quindi eccolo lì l'alternativa a un nuoto che non regge più il passo coi tempi, secondo il mio principio e secondo il mio parere, quello di portarsi in vasca con una mole di lavoro sicuramente meno asfissiante e poter ambire comunque a grossissimi risultati. Qui ci sono atleti in vasca sicuramente tutti i giorni, ma non 4 ore al giorno, insomma. Io parlerei anche del risultato finale a squadre che ha visto la Laguna Novi Sin trionfare nella classifica generale dietro ai slovacchi della Caritas Wohlen e ai russi del team 47 SKA, ma lustro anche alla Nor Padania sul Varedo, campionessa nella classifica senior men, e al terzo posto delle Fiamme Oro Roma, proprio nella stessa classifica, questi i risultati più importanti. Che dire, appuntamento ad agosto, appuntamento agli europei, appuntamento con quello che sarà uno spettacolo veramente entusiasmante sul territorio italiano, ancora una volta con la nostra federazione protagonista dal 13 al 23 del mese. E allora hai effettuato una giusta e doverosa citazione anche per le nostre componenti a squadre, hai dato l'appuntamento, quello che conta, quello di agosto, con l'europeo per quanto riguarda naturalmente il nuoto pinnato, ma le attività della FIPSAS sono anche tanto altro, noi dunque ci rivedremo con i consueti appuntamenti nel palinsesto di Rai Sport dedicati alle tante attività, ai tanti campionati italiani e delle varie discipline che appartengono appunto alla FIPSAS, ovvero sia la pesca sportiva che le attività subacquee. Prossimo appuntamento nel mese di maggio, grazie a Stefano Manzi, con te ci rivediamo ad agosto. Ok, grazie a voi e a presto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e continuate a farlo qui su Rai Sport.